Salve a tutti ragazzi, qui è il grande profeta della verità. Tiè, datemi queste spalle e vi solleverò il mondo. L'unico che ti fa uscire dalla Matrix del bodybuilding italiano. Ah, prima cosa, hater, levatevi dal cazzo, va. Di che parliamo oggi? Ve lo dico dopo la sigla. Allora ragazzi, il profeta ora qui sotto il video metterà un link perché stiamo cercando di creare, anzi il profeta sta cercando di creare una community per quanto riguarda questo bodybuilding italiano e quindi metterò il mio link di Telegram così almeno tutte quante le persone che si vogliono aggiungere, cioè lo metterò qui sotto la descrizione così almeno le persone entreranno in questo gruppo Telegram e, diciamo, e staremo in contatto come fra virgolette una famiglia, quindi potremmo avere anche un rapporto più diretto. Quindi se siete interessati, cioè vi mettete, cliccate su questo link, entrate nel gruppo di Telegram, quindi si parlerà di tutto. Magari se volete ci fate pure qualche meme del profeta, perché il profeta, diciamo, non è pratico per quanto riguarda la tecnologia. E niente ragazzi, almeno staremo più in contatto e domineremo ancora di più la scena. Allora ragazzi, oggi parliamo di quella tipologia di persone che praticamente a guardarli esteticamente sembrano anche grossi perché sono larghi come armadi a quattro ante. Dicano proprio queste persone veramente sono ampie, sono spesse, hanno un bel petto, clavicolarmente pure sono molto spesse. Magari non hanno fatto mai un cazzo, uno magari fa il pescivendolo, quell'altro invece magari fa il muratore. Dicevo, ho visto il muratore, profeta, era anche più grosso di te perché l'ho visto con la maglietta, c'ha due spalle così. Tu non hai queste spalle così ampie, a parte che quella, diciamo, è la struttura ossea che c'ha una persona. Quindi se la vedete vestita con queste spalle larghe, perché ovviamente hanno un diverso tipo di struttura, però se voi le andate a vedere spogliate, queste persone hanno muscoli piatti, che ovviamente non hanno mai fatto un cazzo, quindi non è che si sono affacciate al bodybuilding e non è che hanno la genetica, diciamo, oppure hanno costruito muscolatura come quella del profeta. Quindi magari se vi vedete in maglietta dicono ammazza quanto sono grossi, questi fanno veramente i bombaroli, cioè veramente hanno una struttura già delineata e non fanno neanche un cazzo. Quindi possiamo anche noi ambire ad avere un fisico del genere senza interfacciarci alla palestra. Cioè, se vedete i vestiti è un conto, poi magari ho visto pure uno una volta in palestra, stava vestito, sembrava veramente spalle larghe così, ma ho guardato, siccome io ho già esperienza, ho fatto, mo vediamo se leva la maglietta, se si può confrontare col profeta. Si è tolta la maglietta, mi sembrava una susina appassita, braccia secche, muscoli vuoti, mi sono tolta la maglietta io, capirei, questo è andato da Freud, ha chiamato, dicevo, dall'oltretomba, fammi una consulenza perché ho visto veramente il profeta con un fisico eccellente. Questo ha appena visto il fisico del profeta, ma ha guardato, si guardava anche allo specchio per fare il confronto. Braccia non c'era confronto, le spalle del profeta manco si vedeva più, le spalle sue, diciamo, al confronto delle spalle stondate del profeta neanche esistevano. Quindi molte persone confondono la struttura fisica, diciamo, delle clavicole, dell'ossatura imponente, con quello che un bodybuilder invece va a costruire. Anche se il profeta, cioè le clavicole strette, comunque ci ha costruito di due palazzi, sono peggio delle torri gemelle, però queste non cascano, stanno sempre dritte. Quindi quello che voglio dirvi è che questa è la differenza tra una persona come il profeta che ci costruisce muscolatura su quello che madre natura mi ha dato e persone che magari sì sono predisposte a guardarle, diciamo, esteticamente, perché comunque sono già, hanno già questa struttura ampia, quello che vi pare, quindi la larghezza con le stondità. Il bodybuilding è stondità. Poi il profeta non è che deve andare a fare delle gare, anche perché se il profeta sale sul palco e il giudice si mette a loro e dice mamma mia, oh, qua il profeta al primo posto classificato senza neanche fare una dieta. Una volta anche una persona mi ha fatta profè, quello lì fa il contadino, solleva sempre le pietre da per terra, c'ha due spalle così, invece tu ti alleni 2 ore al giorno e comunque non hai le spalle, la larghezza di questa persona. E tu ti fa ma vedi un attimo, ho visto una foto, ho fatto ma che è questa, oh, ma che è Michele Misteri è andato in pensione. Largo così ma tutto, fine, oh, ma esci avevi due crestini dalla pavese appostate le braccia, oh. Avambracci inesistenti, spalle, cioè c'aveva veramente una piattella, sembrava un pezzo di, come si chiama, di besciamella. Quindi non è per denigrare, ma soltanto che queste persone non capiscono un cazzo perché dicono ho visto quello largo, ma che cazzo vuol dire? Va a vedere se ci stanno le stondature, che se te levi la maglietta il profeta fa come Hulk Hogan del wrestling, se la strappa proprio, la gente in disibilio proprio, quindi quando vede queste stondature profetiche. E poi ragazzi voglio parlarvi anche di queste ragazze, di queste donne che si interfacciano alla palestra. Mi sono visto una ragazza un giorno, stava a fare l'esercizio, prima stava facendo l'hip thrust e parlava con una sua amica, diceva questo è esercizio fondamentale, io in palestra se non trovo l'hip thrust non mi iscrivo proprio, un esercizio super sopravvalutato. Ho visto sta ragazza che faceva i cavi, io mi stavo allenando i bicipiti, comunque il profeta quando alleni i bicipiti la gente proprio a calamita casca sulle braccia profetiche. Allora questa stava a fare un esercizio per i cavi, lo slancio ai cavi bassi, quello per il gluteo, no?
ogni volta guardava il profeta perché sicuramente voleva la conferma, diciamo che questo esercizio lo stava facendo per bene, perché ormai il profeta è un personaggio pubblico. Mi sono visto questo che facesse esercizi ai glutei, proprio veramente sembra una susina. Mi sono avvicinato ai capi e faccio: senti, a Chesterfield, a ritorno a dentro al pacchetto di sigarette, va, che adesso il profeta mostra veramente la sua possenza per quanto riguarda anche il gluteo, anche perché un uomo senza chiappe veramente non si può vedere. Poi ci stanno alcune, diciamo, tipologie di ragazzi che hanno il culo che è schiacciato come un pacchetto di sigarette, che mi sembrano proprio che hanno grigliato il culo, come quello di Master Wallace, sembra che hanno schiacciato dentro una piadineria. Ho cominciato a fare degli esercizi, anche quando stavo facendo comunque gli affondi bulgari. Il profeta c'ha un culo veramente di spessore, sia per quanto riguarda nell'ambito della vita che anche strutturalmente. Se ragazzi ovviamente rosicano, che vedono la possenza profetica, gambe, tutto perfetto, vedono anche sto gluteo profetico. E comunque anche queste ragazze che hanno paura di interfacciarsi ad altri esercizi, dicono no, perché se comincio a fare gli esercizi per le gambe dopo divento troppo grossa. Mi sono sentita una che diceva: io tutti i giorni faccio sport, faccio il salto del passo, cioè mangiano proprio, sono secche così, ragazzi. Quindi anche, diciamo, per quanto riguarda le donne, le ragazze, molte sono ancora inglobate nella Matrix. Pensano, hanno molti miti che comunque devono essere sfatati, come ad esempio quella che facendo palestra hanno paura di ingrossarsi troppo. Comunque pensano, cioè non capiscono la differenza il tonificare, loro pensano che se fanno magari un 4x25 allora hanno tonificato il muscolo, non hanno capito che tonificare vuol dire mettere massa magra. Però se gli vai a dire: guarda, stai mettendo massa, se guardano come sto a mettere massa, mamma mia, aspetta un attimo, lascio, vado a farmi 50 km di corsa, perché comunque è un'ignoranza generale. Quindi detto questo, ragazzi, oggi abbiamo parlato delle differenze strutturali per quanto riguarda chi fa bodybuilding, è una persona che geneticamente magari, diciamo, ha già una struttura, diciamo, più ampia, fra virgolette massiccia, ma poi dopo le massa non ci hanno creato un cazzo, e le donne che hanno, diciamo, sono ancora in preda a questi miti. Quindi nei prossimi video il profeta elencherà anche, diciamo, questi tipi di differente. Allora, ragazzi, detto ciò, fate una cosa, mettete un mi piace. Attivate la campanellina per rimanere sintonizzati sui grandi contenuti profetici. Condividete la voce profetica, se non la condividete, mettete la quinta e ve ne andate a fanculo. Detto ciò, ci vediamo al prossimo video. Ti è, ve saluto.